O che ci va la moglie chi sta a farsi i servizi? Caduttori uno si rimane sti lui la sera che fanno? Giocano in carta, si piglia tutto. Si viene alla televisione tutta la serata. Perciò se mi piace in cinema. Niente. Tu però a me mi arricci una cosa. Qualche sera mi mai indiserisce. No, sono stanca. Passiamo a sopiglia tutto. No, ma perché tu non sei una persona per bene. Ah, no. E beh, allora vuoi che diventi una persona per bene. Posso stendere le mani per te? Però Ivan è portici. No, voglio portare io. Tu porti il mulletto. Ma non è moglie che tu. E va tu, Vittorio, va. Va. Novito, grazie mille ancora, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a te, Stefano. Signora, la porto presto. Ehi, quando vuoi tu, Stefano? Fa quello che fa, però state accorto perché stavolta noi non ti potremmo aiutare. No, vengono male, Irina. Fa male bocca, qui. Io so così quando tu non mi trovo ancora vivo, vero? Non mi guarda, usare un poco. Vai, tu guarda la coppa lì. Che resta? Tu l'aspettavi, eh? Lenù? Qua stanno asfaltando tutte cose. Hanno fatto una strada rossa che arriverà qua fino ai Basci San Giovanni. Forse addirittura fino a Portici. A volte ogni tanto strada si ricorda pure lui. Magari a volte buona, a indasso di uno si muove qualcosa. Amici, come, eh? Buongiorno, Jackie. Vieni, noi non passiamo proprio via. Ma perché, scusi, chiama là? E andai già a fare la mia figlia laureata a tutto Rio. Buongiorno, la metà. Buongiorno, una Loretta a Castalenucci. È tornata a Pisa, si è laureata e ha domandato dottoressa. E che sono soddisfazioni? Buongiorno, Vito. Cassa dottoressa, che se ci pare l'ozione a tutto qua. Con giro, Castalenucci, 110 lode. E capite da che bella situazione si aiuta a mettere l'amica tua? E Stefano? Stefano Modena, due mogliere e due figli. Hai capito? Ben uno, ben altro, e così si vengono a sapere cosa. E quando si viene a presentare sto mio signore? Facciamo l'antico, papà. Gli antichi? Tu ti sposa uno che noi non sappiamo manco chi è. Cosa vuoi sapere? Che fa quando guadagna? Ha tagliato ai casi una volta che avete sposato. A Torino? Sì, o da qualche altra parte. Quindi fu professore ma non guadagna niente. Ha scritto un libro ma non lo sapeva nessuno. È ma buona. Non ha già capito una parola che l'ha detto. Ma che si può dire che tu sei intelligente, eh? Le no? E lascia stare un po' in pace. Papà, ti ha pigliato il pasta che ti piace a te. Gianni, va a pigliare il pasta a coppa a mezzo, va? Ah, vedi che ti è arrivato un pacco qualche giorno fa, te l'ha mandata maestro Olivier. E beh, già aperto. Poteva essere roba magnai, che non sapevo. Ma una volta che facessi fatto tu, no? Oh, e leva dal logo pure tu. Ci stanno le pagelle di quando stavo all'elementare. Oh, niente di meno, maestro Olivier si è stipato pure il pagelle. Ti ho fatto uno scarpariello che potevi andare in zurri. Senta ancora durare la pancetta in da pummaroba. Non può capire che mi ha fatto rimanere a terra, si è nato comunque. O il signorino sposato. Lenù, che sta? La maestra è morta qualche settimana fa. Ma lui dice, mi dispiace. Faccia l'anima sua. Ma buono, ero vecchio, Lenù, fornisce lo così sceneggiato. Ma manca molto, vai San grazie a Dio, mo. Che lei è stata la prima che ha fatto studiare la nostra figlia? Vittorio, che le volevo comandare a casa nostra? Ma perché tu chi si è fatto con la nostra figlia? Fammi sentire.